sono abituato. Siamo in diretta, senza par condicio, perché è un blog, non è una testata giornalistica, i due punti. Giochiamo un po' liberi, finalmente. Allora, come mettiamo... Sempre, da sempre. Allora, scenario politico. Morra 35% va al ballottaggio. Secondo posto Alberto, Gian Guido d'Alberto. Lei con chi si allea? Il tavolo politico. Andiamo tutti contro Gatti? Che facciamo? Beh, una domanda allettante. Innanzitutto l'auspicio è che ci andiamo noi al ballottaggio. Ovviamente questo me lo consentirà dopo lo sforzo fatto. È chiaro che l'ambizione è quella di fare un risultato clamoroso e di essere... Una volta si diceva l'immaginazione al potere, quindi... Immaginazione al potere, ma i sogni aiutano a vivere. E tra l'altro le posso assicurare che rispetto a quello... Anzi, ti posso assicurare. Mi sento Marzullo. Ti posso assicurare che rispetto a quello che stiamo facendo il risultato è alla portata, perché... Questo che abbiamo fatto in questa città di due liste costruite in questo modo, senza alcun tipo di clientela e di ricatto, come ben noto, credo che sia un segnale di grande forza rispetto al passato. Ma tutti non hanno le clientele e nessuno fa il ricatto, giusto? Certo, certo, fino a prova contraria non c'è ombra di dubbio. Questo poi saranno altri organi inquirenti ad accertarlo. Il problema è che oggettivamente credo che in questa città ci fosse bisogno di uno spazio di legalità, di uno spazio di come dire, anche di lealtà e soprattutto di competenza e di onestà. Quindi voi siete competenti, leali e il nuovo. Mauro Di Almazio è il competente, leale e il nuovo. Paolo Gatti, futuro in? Mi pare si appelli come rinnovamento competente o rigenerazione competente, qualcosa del genere, ma al netto di questo, insomma, io preferisco parlare di me. È chiaro che lo scenario che prefiguri è uno scenario molto interessante, che finalmente darebbe una prospettiva diversa a questa città. Io credo che anche altre liste stiano facendo molto bene e non sono convinto che il fatto che ci sia questa proliferazione di candidati sia dannoso, anzi ritengo che sia un elemento di grande fermento e anche di grande opportunità per i cittadini che finalmente hanno delle alternative rispetto ai sistemi di potere che hanno per anni governato questa città. Continuiamo un po' a giocare in maniera seria. Allora dicevamo... Stiamo facendo seriamente. Io e te sempre. Sì. Allora, giochiamo un attimo. Sì. Il cambiamento, Morra arriva al 35% perché passa molto come candidato, ottima persona, disponibilissima, professionista molto serio, umanamente non si può dire nulla, persona molto gentile e affabile. Arriva al 35%, le risulta... C'è un unico problema, è affetto dalla sindrome di Stoccolma, perché il carnefice è insieme al killer. Io sono ignorante, che significa la sindrome di Stoccolma? Chi è il carnefice? Significa che quando un'amministrazione viene assassinata nel 4 dicembre scorso e cade per mano dei soliti noti e poi ci si dimentica di quello che è accaduto e ci si rimette con i soliti noti, credo che ci siano dei problemi di ipertrofia dell'ego probabilmente. Perifrasi, parafrasi, mi sembra di capire il nome di Paolo Gatti anche qui. Comunque andiamo avanti. I cittadini sanno molto più di me di chi parlo. Alla fine il ballottaggio sarà tutti contro Gatti. Ma non è un problema, la politica non si fa contro qualcuno, la politica si fa nella certezza di creare una piattaforma di ragionamento e anche una condivisione di idee. Avevamo iniziato con la sincerità. Quindi... la stessa sincerità con la quale io ti sto rispondendo. La politica non si fa contro qualcuno, si fa ovviamente contro un sistema di ragionamento e un sistema di potere, questo sì. Che possibilità dà a un'alleanza con Maurau il brasiliano, Mauro Di Dalmazio? Lei sulla fascia, Gian Guido d'Alberto al centro. Non sarebbe male come un tridente d'attacco che potrebbe avere risultati disperati. Quindi è un'ipotesi che non sta scartando. E perché dovrei scartarla? Ti sembra che io abbia mai scartato qualche ipotesi in vita mia? Visto che tu spesso mi attribuisci il fatto di essere ambidestro, di flirtare col centrosinistra, di guardare al centrodestra e di restare al centro. Io ho questa attitudine a guardare il bene della città. Non l'interesse dei singoli. Lei era bravo a fare le finte anche quando giocava a basket, poi io ovviamente la marcavo, le mettevo le cianchette, mi sembra, sì. Eri un po' scorretto nel gioco della pallacanestro, però eri molto fisico, quindi eri tenace e difficile da superare in palleggio. Torniamo ancora al nostro discorso, quindi la possibilità è questa. Al di là di Alberto Covelli, sindaco di Teramo, chi sarà il vero sindaco di Teramo? Secondo lei, al di là del suo auspicio di arrivare al ballottaggio, al di là di tutto? Ma non è un auspicio infondato. Io credo che noi ci attesteremo su una quota significativa e daremo un senso alla nostra presenza in questo consiglio, prossimo consiglio comunale, che sarà un consiglio comunale di svolta epocale, perché comunque è la prima volta che in questa città si vota senza la pressione delle tre banche
ed è la prima volta che si vota senza la presenza anche di una serie di onorevoli che avevano un ruolo e che oggi non l'hanno più. Non vi sfuggirà che ci sono degli illustri ignoti in questa. Quindi abbiamo perso le classiche famiglie teramane o il familismo morale? Beh, qualcuno ancora c'è, qualcuno ancora c'è. Bisogna lavorare perché ci sia una profonda rigenerazione e noi credo che stiamo facendo in questa direzione un grosso sforzo. La presenza delle tre